La strategia in questo caso di Luca Santucci, giocare subito una boccia alla tavola di fondo, negli ultimi 4 metri comunque. Ora sta riflettendo Simone Giulietti sul tipo di accosto da compiere. Avrà giocato la boccia in posizione valida senz'altro per poterla tirare in caso che il pallino raggiunga la tavola di fondo. Bravo Luca Santucci ad andare all'accosto e realizzare un bersaglio. Bersaglio, boccia e pallino. Colpisce la boccia Simone Giulietti, ne prende un pezzetto soltanto, la allontana lateralmente, resta il punto a terra per Santucci. E quindi due bocce per ciascuno, Simone Giulietti decide di effettuare il tiro sul pallino. Buona l'esecuzione del tiro sul pallino, sfortunato forse un po' l'esito, il pallino si rialza di circa 1,5 metri dalla tavola di fondo, favorisce Santucci, resta il punto a terra per lui. Santucci con due bocce a disposizione, ultima boccia invece disponibile per Simone Giulietti con l'ultima boccia, pallino però che è negli ultimi 4 metri. E c'è Vita, Lince. conquistare l'accesso alla finale dove incontrerà Rodolfo Rosi, che è il primo finalista di questa 16ª edizione del trofeo Castelvieto. Sembra che abbia realizzato e c'è un gesto scherzoso da parte del compagno di squadra Simone Giulietti. Realizza la partita Luca Santucci, finalista insieme a Rodolfo Rosi.